Dilaga nel 2023 il fenomeno delle rapine a danno di attività commerciali ad Andria. Nonostante la rilevanza di questo problema, i contorni dell'emergenza rimangono spesso incerti e tendono a comprendere diversi comportamenti o tipi di gruppi, anche molto diversi tra loro. Al momento si registra una mancanza di dati che non permettono di monitorare in maniera sistematica questo fenomeno e le sue caratteristiche. Presidi mira bar, supermercati e farmacie in zone differenti della città. 5 le aggressioni a commercianti associati alla Confcommercio, moltissime altre a danno di attività che per paura non denunciano. Quello che comunque ci fa anche pensare e soprattutto preoccupare, ecco, non solo i titolari, i dipendenti, ma direi anche coloro, il libero cittadino che comunque frequenta queste attività commerciali, è che queste rapine sono state effettuate anche da gente ecco, che ha improvvisato un'attività del genere, e dunque la maggiore preoccupazione è che durante queste rapine, insomma, possa succedere l'irreparabile. Invitiamo i cittadini a denunciare sempre, perché purtroppo accanto al fenomeno c'è anche quello molte volte del silenzio, e questo non fa che agevolare la malavita, e di questo non ci possiamo assolutamente abituare. Titolari e dipendenti hanno il terrore che prima o poi possa capitare a loro, visti gli episodi accaduti negli ultimi 2 mesi. Il momento è già di per sé complicato, i costi di gestione delle attività commerciali sono altissimi, i guadagni talvolta riescono a malapena a coprire le spese. Se a tutto ciò si aggiunge la percezione di mancanza di sicurezza con la quale la mattina si va a lavorare, diventa ancora tutto più difficile. Chiediamo che a livello istituzionale alto si ponga rimedio a una situazione che necessita di ulteriori uomini e ulteriore attenzione. Tra l'altro per un fenomeno che insomma tutti conoscono perfettamente. Si chiede dunque a gran voce un intervento della prefettura e della questura, con le quali organizzare un tavolo tecnico.